intervenuti. Con stasera si chiude, diciamo, la fase primaverile di questa rassegna che con Filippo, che stasera non è presente perché aveva un impegno con questa cosa del mistero, di un libro sulla scorta del, che accompagnava Moro in quel tragico evento di Via Fani. E questa cosa del mistero ha visto protagonisti tre personaggi molto importanti, per cui chiudiamo in bellezza con Sandro Provisionato, e ora l'amico Aldo Marcacci vi presenterà, però prima darò la parola alla signora Tiziana. Una nota di servizio: contiamo nell'autunno di proseguire la serie con altri incontri, quindi chi è intenzionato a seguire questa cosa verrà informato, perché come avete visto sia nel sito Facebook di Aldo sia con le domandine, così abbiamo fatto una certa diffusione di questi incontri che sono tutti con autori e con relatori di un livello almeno nazionale. Per cui io vi ringrazio della presenza, do la parola alla signora Tiziana. Buonasera a tutti. Praticamente il dottor Pandolfi ha detto tutto quello che volevo dire io, cioè di ringraziarvi perché è l'ultima serata di questa rassegna, di essere qui in questo posto che ha cercato sempre di contraddistinguersi anche per l'amore, per la cultura e per la sensibilità verso la conoscenza. E noi mettiamo su Facebook e sul nostro sito continuamente tutti gli eventi che via via facciamo e che abbiamo in serbo per l'estate. Vogliamo ringraziare lo scrittore Provisionato, soprattutto per parlare stasera di questo momento così triste della nostra storia, ancora tutto da ricercare, da esplorare. E niente, vi aspettiamo ancora e grazie a tutti voi. Buonasera, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti a questa interessante conferenza. Soprattutto ringrazio la signora Tiziana della direzione di Villa Barberino che ci permette di fare queste conferenze, e anche il dottor Massimo Pandolfi e Filippo Boni, che oggi vi hanno già detto che non è presente. E Sandro Provisionato, per chi non lo conosce, facciamo un excursus molto veloce. Già il direttore di Radio Città Futura a Roma, poi ha lavorato per 12 anni all'ANSA ed è stato direttore e redattore capo dell'aspetto politico parlamentare, poi è passato a vice capo della direzione romana dell'Europeo, se non sbaglio, e dove ha trattato molti argomenti e ha fatto parte del TG5, se non erro, ha condotto anche il TG5 della notte, ne era responsabile e tra l'altro, oltre ad essere conduttore, ha fatto molti servizi come inviato di guerra, Kosovo, Libano e Iraq. Dal 2002 al 2012 lavorava a terra a quella interessante trasmissione con Tony Capuozzo, e anche lì ha fatto il conduttore, ha fatto dei servizi molto interessanti. Poi, per chi non lo conoscesse e non è mai stato su internet, ve lo consiglio davvero, andate a vedere il sito www.misteriditalia.it, lui è il direttore, e lì troverete tutti i misteri italiani e non solo, e con una lettura scientifica, dove, cioè, qui non si parla di una parte politica o dell'altra, ma sono documenti veramente interessanti perché vanno nel profondo della notizia. Fra l'altro lui è anche responsabile del centro, mi sembra, del CEAS, del Centro Alti Studi Contro il Terrorismo, e quindi è anche autore di numerosi libri. Io ne ho portati alcuni, ad esempio, chi non conosce o non si ricorda
Anni di piombo degli anni 80, Doveva morire, scritto insieme a Ferdinando Imposimato, L'attentato al Papa e soprattutto l'ultimo libro, cioè uno dell'ultimo per ordine, Complici, il patto segreto tra DC e BR. E non voglio dimenticare che io l'ho conosciuto come docente alla Sapienza, all'Università Sapienza Medicina 1, quando ho fatto il corso di criminologia, perché lui è un docente di criminologia e non solo alla Sapienza, ma anche ad altre, in altre facoltà. Tra l'altro ha vinto anche numerosi premi, e quello Città di Roma nel 2004, Città di Salerno nel 2005 e I diritti dell'uomo nel 2006, addirittura poi ad Amalfi, se non sbaglio. Io credo che prima di passare alla, diciamo, alla sua relazione, solo una cosa velocissima. E nei suoi libri ho trovato delle citazioni molto importanti. Ad esempio, in una introduzione di un suo libro, parla di Tucidide, questo storico, funziona, no? Questo storico... Forse non ce n'è bisogno. No? Storico e filosofo, il quale racconta: ho raccontato i fatti non informandomi dal primo che capitava, né come pareva a me, ma ho raccontato quelli a cui io stesso fui presente, sui quali mi informai dagli altri con la maggiore esattezza possibile. Difficile era la ricerca, perché quelli che avevano partecipato ai fatti non dicevano tutti le stesse cose sugli stessi avvenimenti, e qui chi legge il libro se ne renderà conto, ma parlavano secondo del loro ricordo o della loro simpatia per una delle due parti. E questo, diciamo, è un'introduzione che già fa capire di come è difficile parlare di questo argomento. L'altra cosa che vorrei sottolineare, poi chiudo, in un capitolo è intitolato La prigione che nessuno voleva trovare. A me ha impressionato molto, perché Bruto, come sapete, era l'angelo di Cesare, giudicato dei, quanto caramente Cesare lo amava. Questo fu il più crudele colpo di tutti, perché quando il nobile Cesare lo vide che feriva, l'ingratitudine più forte delle braccia dei traditori completamente lo sopraffece. Allora si spezzò il suo gran cuore. Questo è il Tragedia Cesare di Shakespeare. E per finire, l'ultimo disperato, che ho sempre letto nel libro, in questo caso Doveva morire, l'ultimo disperato tentativo di Moro di lasciare il campo libero ai suoi compagni di partito. E qui vi pregherei proprio di percepire questa sofferenza di Moro, di aver capito di essere stato un leader numero uno di quel partito e poi tutto un tratto si trova a non essere più nessuno, a non essere più ascoltato. E lui scrive a Zaccagnini, allora segretario della DC: caro Zaccagnini, sono qui per comunicarti le decisioni di lasciare la Democrazia Cristiana. Non ho mai pensato alla Presidenza della Repubblica. E allora, negli appunti di Moro in via Nevoso, ritrovati nel 78, ecco lo scritto di Moro: con il mio partito ho chiuso. Troppe corruzioni, troppe viltà, troppe stupidità. Quando sarò libero, se mai lo sarò, mi dimetterò dalla DC e mi iscriverò al gruppo misto della Camera, da quella posizione di indipendenza potrò perseguire la mia battaglia politica, alla luce anche di quanto appreso in questi tristi momenti, tormentati di tristi momenti. Con questo non voglio dilungarmi, passo la parola a Sandro Provvisionato e ringrazio nuovamente voi, ma soprattutto Sandro Provvisionato, che lo abbiamo invitato ed è sempre, come sempre, gentile e carino con noi, perché ad ogni nostra richiesta ci esaudisce. Grazie. Proviamo senza microfono, perché così mi sembra che rimbombi, no? Se poi non sentite, me lo dite e cambiamo. Allora, io intanto vi ringrazio
Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato e voi per essere venuti. Perché oggi parliamo di qualcosa che è molto lontano nel tempo. Non si sente. Non si sente. Dicevo, parliamo di qualcosa questa sera che è molto lontano nel tempo. Esattamente 38 anni fa, il 9 di maggio, Moro moriva perché veniva ucciso dal re Brigate Rosse. 38 anni di tempo in politica sono, specialmente nella politica italiana, un'era geologica, è una cosa impensabile. Basti pensare che oggi il partito più vecchio rappresentato in Parlamento è la Lega, un partito nato alla fine degli anni 80. Tutti gli altri sono partiti nuovi, nati ovviamente da scissioni, ricomposizioni, però sono partiti completamente nuovi. Tutti i partiti che giocavano un ruolo importante durante i giorni del caso Moro, mi riferisco al PC, alla DC, al PSI, non esistono più. Il PSI mantiene una parvenza, ma non c'è più un partito socialista, non c'è più quel partito socialista. Cosa voglio dire con questo? Che è difficile, oggi come oggi, tornare indietro nel tempo per chi c'era, e difficilissimo per chi non c'era, per i giovani, che non sanno nulla o quasi di quello che successe in quel momento. Non lo sanno certamente perché non lo hanno studiato a scuola, e non lo sanno perché è un avvenimento che anche per noi, che siamo decisamente di un'altra generazione, non appartiene al nostro vissuto, non appartiene più al nostro vissuto. Il mondo è cambiato in qualche modo. Eppure, a 38 anni di distanza, c'è ancora, come il sottoscritto Stefania Limiti, che lo ha fatto con me, scrive dei libri, ma ci sono altri, molti altri, che ancora si interessano del caso Moro. E ci sono 20 senatori, tra senatori e deputati, che hanno deciso, su mandato del Parlamento, di istituire la quarta, praticamente, commissione d'inchiesta. Questo cosa significa? Non credo che il caso Moro sia un argomento su cui dilettarsi, né per gli storici né per i politici. C'è però ancora dentro molti di noi, il bisogno di fare chiarezza. Io credo che questa sia una chiarezza di cui ha bisogno proprio il Paese. Leonardo Sciascia diceva una cosa che mi è sempre rimasta impressa, che un Paese senza memoria è un Paese senza futuro. Se non si capisce il nostro passato, difficile interpretare il presente, impossibile capire il futuro. E questa è una lezione di cui dobbiamo tenere conto, perché la memoria ci aiuta ad andare avanti, ci aiuta a non ripetere gli stessi errori. E di errori in quegli anni, che furono anni insanguinati, gli anni 70 e anche parte degli 80, quegli anni hanno lasciato poca memoria, ma enormi lutti e soprattutto troppi punti interrogativi. Oggi non possiamo più pretendere che sia la magistratura a sciogliere i nodi, perché quando il tempo passa muoiono i sospetti, muoiono i testimoni, cambia la scena, cambia anche la generazione dei magistrati, per cui non possiamo più chiedere nulla alla giustizia. Sul caso Moro la giustizia ha fatto molto, perché ha assicurato alla giustizia i colpevoli, che nel frattempo sono stati tutti scarcerati. Per il caso Moro non c'è più nessuno in carcere, se non credo Moretti, che ci dorme la sera, ma non ci sta più, lavora di giorno fuori e poi di notte torna in carcere. E quindi alla giustizia cosa possiamo chiedere? Ha assicurato i colpevoli, li ha puniti, e non possiamo chiedere più niente. Eppure quei processi ne sono stati fatti, pensate, 4, e l'inchiesta ne sono state fatte 5, c'è addirittura una sesta che formalmente è ancora in corso. Quei processi e queste inchieste, no? Questa inchiesta è ancora aperta, non ci hanno detto la maggior parte delle cose sulla vicenda Moro.
Io dico spesso che il caso Moro è come un quadro di cui conosciamo perfettamente la cornice, ma il contenuto del quadro sembra un lavoro naif, cioè quei quadri dove c'è abbozzata una figura, ma i contorni sono confusi, non si capisce molto che cosa è realmente successo. Questa commissione d'inchiesta e questi lavori di storici, di esperti, di curiosi semplicemente, è dovuto proprio a questo bisogno di dare a questo quadro finalmente un contenuto concreto, definitivo. Perché dico questo? Perché oggi come oggi, più ci allontaniamo da quei momenti, da quei 55 giorni che cominciano il 16 marzo del 78 e finiscono il 9 maggio, di quei 55 giorni noi sappiamo ancora pochissimo. Questo non possiamo imputarlo alla magistratura. La magistratura deve trovare, come dicevo, i colpevoli e emettere le condanne. Gli scenari non competono alla magistratura, forse competono più agli storici e ai politici. È un dato fondamentale che oggi, a distanza, cioè più ci allontaniamo da quei giorni, dicevo, meno la verità è comprensibile. Perché? Allora, cominciamo da Via Fani. Via Fani è il luogo dove si commette il sequestro di Aldo Moro. Un gruppo di, la verità, diciamo, giudiziaria ci dice che è un gruppo in totale di 10 brigatisti, di cui però soltanto 4 operativi, 4 sparano, attaccano il convoglio dell'onorevole Moro formato in due auto, una con a bordo 2 carabinieri e Moro e l'altra di scorta dietro con a bordo 3 poliziotti. Questo gruppo di fuoco, ripeto, questa è la verità ufficiale, attacca il convoglio, elimina tutti gli uomini della scorta senza permettere loro, tranne ad un povero poliziotto, di tentare una risposta, peraltro inutile, vana, e Moro viene sequestrato senza essere neanche ferito in una sparatoria che dura quasi c'è più di 100 secondi. Moro viene prelevato, portato via in un modo abbastanza rocambolesco, di cui parleremo dopo, tenuto prigioniero in un posto che non abbiamo, di cui non abbiamo ancora la certezza matematica, e tenuto 55 giorni, durante i quali succede poco, succede molto dal punto di vista, diciamo così, politico, ma pochissimo, pochi fatti. Le Brigate Rosse per tanto tempo, fino al 18 aprile, non chiedono nulla in cambio di Moro, e alla fine, il 9 maggio, lo fanno trovare morto. Anche sulla morte, oggi, abbiamo più dubbi di quanti ne avevamo prima. Questo perché? Perché è successo qualcosa che questo libro cerca di spiegare, di cui non si era avuta coscienza negli anni precedenti e che si comincia a capire oggi. Accadde dopo il sequestro Moro una specie di costruzione della verità ad opera delle Brigate Rosse che lo fecero assieme ad alcuni pezzi di Democrazia Cristiana. Perché questo? Perché c'era il bisogno da una parte e dall'altra di dare una versione che fosse la più tranquillizzante possibile, sia per chi aveva fatto il caso Moro, sia per chi politicamente lo aveva gestito malissimo, tanto che l'ostaggio alla fine viene ucciso. Le persone coinvolte in questo diciamo, patto che un altro studioso, Sergio Flamini, ha chiamato patto di omertà e che noi abbiamo definito complicità, è sicuramente Francesco Cossiga. Con lui sicuramente l'ex presidente Scalfaro, e poi altri personaggi della DC, tra cui sicuramente Andreotti. Furono usati personaggi come il direttore del Popolo di allora e addirittura una suora Teresilla, che è considerata oggi una specie di agente segreto che si muoveva nelle carceri.
Tutto si basa su un memoriale scritto da Valerio Morucci, l'unico dei presenti in Via Fani che ha parlato, si può dire l'unica voce di dentro, che ha parlato a pezzi e bocconi, ha parlato soprattutto raccontando una sua verità che molto spesso non coincide con i fatti oggettivi, ma che si è prestato a ricostruire questa storia ufficiale. Storia ufficiale che vuole le Brigate Rosse aver fatto e gestito il sequestro Moro da sole e la DC aver tentato in tutti i modi di salvare la vita di Moro. Nell'una, nell'altra cosa, hanno riscontri in questo nello scenario reale. Ma non perché questo sia un pensiero di qualche studioso. Tutto questo perché riguardando, riesaminando, la commissione lo ha fatto, lo sta facendo, lo farà ancora per un anno, tutti gli elementi, saltano fuori cose incredibili. Per esempio, a Via Fani, secondo la commissione, secondo le perizie che sono state rifatte completamente sulle auto, che sono state riesaminate a livello di perizie mediche, a livello di perizie balistiche, il risultato è che in Via Fani non c'erano 10 persone, ma secondo la commissione, al momento, almeno 20. Secondo la commissione, in quell'attacco non spararono solo 4 armi, 4 brigatisti usando 6 armi, ma spararono molte più armi, alcune mai identificate. La versione ufficiale ci dice che le Brigate Rosse fanno l'assalto attaccando dalla parte diciamo sinistra di Via Fani. Via Fani è una via a due carreggiate, non è una via né grande né piccola, ma lo fanno usando addirittura in 3 su 4 armi della Seconda Guerra Mondiale, esattamente residuati bellici, armi che usavano i repubblichini di Salò per dare la caccia ai partigiani, armi poi cadute in mano ai partigiani e finite attraverso una lunga catena nel tempo alle Brigate Rosse. Quasi più armi simboliche, se vogliamo, il passaggio di testimone dalla resistenza alle Brigate Rosse che armi efficienti, tant'è che tutte e 4 le armi, questo ce lo dicono le perizie, si bloccano, una spara 3 colpi, una non spara niente. Alla fine, quando si andranno a contare, questo esercizio è stato fatto immediatamente dopo la strage, ma non ha avuto nessuna eco processuale. Eppure le perizie fatte al momento furono perfette. Risulterà che in Via Fani furono sparati 103 colpi. Di questi, soltanto 3 sparati dal povero agente Iozzino, che è quello che riesce a scendere dalla macchina e a fare fuoco. Tutto il resto è opera, stando alle fonti ufficiali, delle Brigate Rosse. Sommando le armi che si inceppano con le armi che sparano, vengono usati 4 mitra e 2 pistole, perché a chi si inceppa il mitra usa la pistola, queste 6 armi non possono aver sparato tutti quei colpi. Inoltre ci sono, e le perizie oggi lo evidenziano perché nel frattempo la scienza migliora, e la scienza dimostra oggi cosa che forse allora non era possibile dimostrare, cioè che praticamente l'agguato avvenne da sinistra, ma avvenne anche da destra, e da destra la giustizia, la magistratura, i processi non ci hanno mai fatto vedere nulla, non c'era nessuno. Oggi possiamo dire che c'è anche qualcuno da destra. Allora, o non sono stati presi tutti i brigatisti, oppure a Via Fani, e questo è il sospetto che sta muovendo la commissione, oppure a Via Fani c'era qualcun altro. C'era qualcuno che effettivamente ha fatto la strage, perché le armi che sparavano da sinistra sparavano molto poco. Chi sono questi misteriosi? A Via Fani, dicevo, 103 colpi, di questi 98 sparati dalle Brigate Rosse. Più della metà, 47, furono sparati da un'arma sola.
e quest'arma non è stata mai trovata. 47 colpi per un mitra vogliono dire almeno 2 caricatori e mezzo. Quindi il tempo di sparare, cambiare il caricatore e ricaricare, un'operazione lunga, forse che ci porta oltre i 100 secondi che sono stati definiti per, stabiliti per la durata dell'agguato. Inoltre emergono presenze strane, sicuramente c'era una moto in via Fani, la commissione dice addirittura 2 moto, la cosa ha lasciato gli studiosi molto perplessi perché non se ne aveva mai parlato, ma nel momento in cui poi chiuderanno l'inchiesta si spiegheranno come mai c'è anche la seconda moto, ma la prima c'è sicuramente. C'è perché ci sono elementi testimoniali, c'è perché ci sono elementi anche balistici. Il problema è che le Brigate Rosse hanno sempre negato che ci fosse la moto, lo hanno sempre in modo drastico negato, si sono asserragliati in questa versione che Morucci dà nel suo memoriale di una presenza soltanto da destra. Un'altra cosa importante che ha scoperto la commissione sono delle strane presenze quel giorno in via Fani. Via Fani quel giorno era molto affollata, innanzitutto di uomini dei servizi segreti. C'era sicuramente un colonnello del SISMI, il quale a suo tempo interrogato si giustificò dicendo che, pur abitando dall'altra parte di Roma, lui a quell'ora, attenzione, alle 9 di mattina, stava andando a pranzo da un collega. Il collega, sentito, ovviamente ha smentito, ha detto no, io non invito una persona a pranzo alle 9 del mattino. Però questa cosa è morta lì, così come sono morti anche il colonnello del SISMI e il suo colonnello, il collega ospite. E quindi è un punto interrogativo che rimane. Strano che un elemento di quel livello fosse quella mattina proprio presente sul luogo della strage. Così come c'era la storia di una strana macchina presente in via Fani, che emerge soltanto ora, dopo tanti anni. Voi avete sentito nominare forse il fioraio Spiriticchio, è un nome che rimane impresso perché è spiritoso a suo modo. Era un fioraio che tutte le mattine, col suo furgone, si piazzava in via Fani, all'incrocio più verso la parte bassa di via Fani, e usava sempre lo stesso posto, si poneva all'incrocio con via Stresa sulla parte destra. Quella notte, la notte antecedente l'attentato, due brigatisti, e questo lo ammettono loro stessi, vanno sotto casa di Spiriticchio e gli bucano tutte e quattro le gomme per impedirgli, dicono loro, di essere quella mattina sulla scena dell'agguato, e per una scelta umanitaria, cioè stanno per ammazzare 5 persone, però pensano che dovevano salvare la vita di questo fioraio. Se non che nel punto in cui era posteggiata quella macchina, e pensate, nessuno, neanche la polizia, gli investigatori, le perizie se ne erano accorte, ma le foto ce lo rivelano, ce lo confermano, al posto di quel furgone c'era una macchina, una viene definita mini Morris, in realtà era un modello strano, tipo un modello tipo giardinetta della mini, della mini Mirror, che era posteggiata in quel punto. Allora uno si chiede, ma se tu vuoi lasciare libero il posto, cioè vuoi evitare al fioraio di finire nell'agguato, nella sparatoria, e dovresti mettere una macchina tua per occupare quel posto ed evitare che magari, non so, una signora che accompagna i bambini a scuola o un qualcun altro posteggi a sua volta e si trovi lui in quel punto sulla scena della sparatoria. E invece no. Quella macchina è molto importante perché, e questo lo dice lo stesso Morucci, proprio la presenza di quella macchina evita a Moro la fuga. Adesso purtroppo io non ho portato nessuna immagine, non sapevo se c'erano le attrezzature necessarie. Immaginate via Fani, sulla sinistra ci sono i 4 brigatisti, sulla destra c'è questa macchina.
Quando Moretti frena bruscamente e impedisce al convoglio di muoversi, ci sarebbe sulla destra, senza quella macchina costeggiata, una via di fuga. Con quella macchina, ed è dimostrato che Ricci, nonostante sotto una pioggia di piombo, riesce a muoversi e a tentare, la foto ci dimostra a vedere la macchina di Moretti così, la macchina di Moro in questo modo, che aveva tentato di andarsene, ma non aveva trovato il posto ostruito. Allora uno dice, beh, allora quella macchina forse aveva una funzione, doveva impedire una fuga. E la cosa più inquietante che emerge dalla commissione è che quella macchina era intestata a un agente razzista, a un personaggio che abitava in zona, ma che lavorava per i servizi segreti. Probabilmente un'ennesima combinazione, uno che va a pranzo alle 9, un altro che posteggia in un modo strano. E poi ci sono ancora altre presenze. Quella via sembra essere pullulare di servizi segreti, che ce ne sono almeno altri due personaggi inquietanti. Questo per rimanere sulla scena del delitto. Allora, l'impressione è che tra armi della Seconda Guerra Mondiale che non sparano, armi che sparano e che non si trovano, personaggi inquietanti che sono sulla zona, forse Via Fani non è andata come ci hanno raccontato. Forse a Via Fani c'è stato un aiutino, qualcuno che voleva semplicemente favorire quel sequestro di persona. Questo sequestro di persona ha ancora altre anomalie che sono importanti. La fuga. Morucci racconta nei dettagli proprio come il gruppo diciamo di fuoco, usando una serie di macchine, su una carica Moro e lo porta via, sulle altre due, che sono una 112 e, se non sbaglio, un'altra 103, un'altra Fiat 130, portano via il resto del comando, ce lo fanno, tolgono dalla scena del crimine. Il problema è che è talmente complicato questa fuga e ha degli aspetti incredibili. Uno di questi è che il trasbordo del sequestrato avviene su una piazza che è notoriamente una piazza molto trafficata, piena di gente, e sembra impossibile che tutto sia avvenuto sotto gli occhi di tutti. Eppure loro insistono a dire che è andata così. L'altro aspetto inquietante è che a più riprese, a tre riprese, queste macchine usate per il trasbordo di Moro e poi per la fuga vengono ritrovate tutte e tre in via di Cigno Calvo, che è una via vicinissima a Via Fani. È vero che l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, ma questa volta ci tornano tutti sul luogo del delitto, e per fare cosa? Per abbandonare delle macchine che potrebbero essere abbandonate in qualsiasi punto di Roma. Non c'è bisogno di portarle tutte e tre nella stessa via. Via Vicinio Calvo è un posto su cui in questo momento la commissione d'inchiesta sta indagando, perché evidentemente c'era un punto d'appoggio, c'era qualche cosa che serviva ai brigatisti per nascondersi dopo l'agguato. Ultimo elemento, ma non in ordine di importanza, è emerso: si è sempre detto che quel giorno il bar Olivetti, che è il bar dove avviene la sparatoria, dove si pongono vestite da aviatori i brigatisti, quel giorno era chiuso. In realtà la commissione ha scoperto, attraverso testimonianze e foto precedenti l'agguato, che quel bar era aperto. Perché far sparire un bar che nelle stesse sentenze viene definito in ristrutturazione, chiuso perché è in ristrutturazione? La commissione è andata a vedere i personaggi che e il proprietario di quel bar, e salta fuori che il proprietario e la moglie erano legati alla banda della Magliana. Quindi un'altra presenza inquietante in un bar che fino a quel momento era rimasto completamente fuori dalla scena. C'è un bar chiuso, non ha importanza, in quel bar invece era aperto. Questo per dirvi di Via Fani e dei mille interrogativi che sorgono, ma ne sorgono ancora di più durante i 55 giorni del sequestro. Perché quei 55 giorni hanno un andamento stranissimo. Innanzitutto, questo lo abbiamo già scritto con Imposimato, che era il magistrato che più si è occupato del caso Moro,
In quei 55 giorni la magistratura viene completamente estromessa dalle indagini. Le indagini sul caso Moro cominciano il 18 maggio, cioè 9 giorni dopo che Moro era morto. Perché? Perché a un certo punto avviene una avocazione da parte della Procura Generale di Roma, per cui la Procura non fa più nessun atto. L'ultimo atto è, dove incontrerete quel volantone dove dovevano esserci tutti i brigatisti, ma la maggior parte di quelle foto erano sbagliate, per cui soltanto 4 di quelli che poi verranno condannati erano già in quella segnalazione. Per il resto non c'è nessuna azione concreta. Una delle poche azioni sono le perquisizioni che vengono fatte dai magistrati, ordinate dal magistrato Infelici, che è formalmente il titolare dell'inchiesta, ma che, ripeto, non fa nessun atto, quando durante le perquisizioni si arriva addirittura a bussare alla porta dove vive Moretti con la sua compagna, gli inquilini da dentro ovviamente non rispondono e la polizia va via. Questo è l'unico atto, l'unico aspetto concreto di ricerca di Moro. Ma la cosa più inquietante ancora è il comportamento delle Brigate Rosse. Si è sempre detto, ma loro hanno sempre negato, che le Brigate Rosse abbiano rapito Moro proprio il 16 marzo, perché il 16 marzo Moro stava andando alla Camera per il voto del governo Andreotti. Il governo Andreotti era il risultato di un lungo confronto politico che due personaggi che oggi in Italia ci sogniamo, della cui levatura non abbiamo più memoria quasi, che erano Moro e Berlinguer, avevano condotto sulla base di un sogno che per Moro era quasi da visionario e forse anche per Berlinguer. L'idea era quella, vista l'instabilità del paese, di tentare quello che si chiama compromesso storico attraverso un governo di solidarietà che alternava al governo con l'appoggio dell'altro, l'uno e l'altro partito. L'idea era quella, assolutamente, forse folle, forse irrealizzabile, non sapremo mai come sarebbe andato a finire quell'esperimento, dove le due maggiori forze politiche che insieme controllavano il 70% dell'elettorato, che insieme avevano il 70% dei voti, si mettevano insieme e governavano per un periodo la DC con l'appoggio del PC, poi il PC con l'appoggio della DC e così via. Progetto folle, forse dice, forse sì, e non è stato realizzato proprio per la morte di Moro, non è stato neanche tentato. Proprio per bloccare quel processo, si è sempre detto, un gruppo di estremisti di sinistra che non volevano questo tentativo di unificare, cosa che non piaceva agli americani, cosa che non piaceva ai russi, cosa che non piaceva neanche al suo partito, alla DC, cosa che anche per quanto riguarda il PC aveva trovato molti ostacoli. Una cosa però che ormai stava nascendo. Le Brigate Rosse sequestrano Moro proprio per impedire il compromesso storico. Una strana cosa che si deduce sia dai volantini, dei comunicati, le Brigate Rosse ne fanno 9 in quel lasso di tempo, sia dopo, sia fino ad oggi, le Brigate Rosse hanno sempre negato che quello fosse il motivo, che il 16 marzo era un giorno come gli altri, che lo fecero il 16 marzo perché avevano provato a farlo in altri momenti e non c'erano riusciti, ma che il progetto loro era semplicemente quello di processare la DC. Processare quella stessa DC che attraverso Moro, durante lo scandalo Lockheed, che è di poco tempo precedente, Moro aveva detto, con un celebre intervento in Parlamento, la DC non si farà processare. E invece noi vi vogliamo processare. Processo che non si svolge, perché in quei 55 giorni Moro è un fiume in piena, Moro è l'uomo che fa le trattative per se stesso.
è un uomo che all'Ebrea le racconta moltissime cose, anche segrete, anche che non doveva dire, ma le piante non ne capiscono, non ne capiscono e vanno avanti a gestire un sequestro dicendo nulla sarà tenuto nascosto al popolo, fino al comunicato numero 7 che dice non c'è niente da rivelare. Quando poi si scopriranno le carte di Moro, e anche qui in un modo assurdo, un pezzo nel 78, un pezzo nel 90 a distanza di 12 anni, e il pezzo del 90 è quello più interessante, anche in questo caso le PR continueranno a negare, a dire ma no, noi non sapevamo, non avevamo neanche capito quelle carte che stavamo interpretando. A ottobre vengono scoperte, da maggio a ottobre le Brigate Rosse non fanno più nessun attentato, anzi scompaiono letteralmente di scena. La campagna di primavera, che è il documento conclusivo, uno che fa un gruppo che fa un'azione così clamorosa, torniamo a quegli anni, il terrorismo era qualcosa di molto, molto palpabile. C'erano ammazzamenti, ferimenti, gambizzazioni, però mai nessuno aveva provato a fare quella che Piperno ha definito la geometrica potenza di Via Fani, e nessuno aveva provato a fare un attacco a un convoglio in movimento. L'aveva fatto solo la RAF in Germania a settembre dell'anno prima, quando sequestrano il presidente della Confindustria Schleyer, ma era fatto in un modo decisamente diverso. E quindi un gruppo che fa un'azione così clamorosa non ha neanche la capacità di rivendicare questo fatto. A ottobre esce il documento sulla campagna di primavera e chi lo scrive? Non lo scrivono gli uomini di Via Fani, non lo scrive Moretti, che è il capo riconosciuto, lo scrivono Curcio e Franceschini, che sono in carcere già da tempo, già da almeno 4 anni, e lo fanno e loro stessi dicono ci danno questo compito perché loro non sanno come fare. In quei 55 giorni le Brigate Rosse non chiedono niente, chiederanno qualcosa solo col comunicato numero 7, il 18 aprile, quando salta fuori il depistaggio, quello che oggi possiamo chiaramente definire un depistaggio, del lago della Duchessa, cioè quando si disse che il corpo di Moro era dentro, infilato in un laghetto che da maggio a novembre è ghiacciato, e, cioè da novembre a maggio è coperto da una massa di ghiaccio dove non poteva essere immerso certamente un corpo. Lo Stato fa finta di crederci, va lì con i cani, con 1000 persone, i cani da neve, eccetera. Ovviamente Moro non c'è, ma le Brigate Rosse capiscono che è un messaggio questo, un messaggio, una specie di pressione che gli viene fatta, e decidono così di eliminare Moro. Un'altra cosa che non si è mai capita è proprio la morte di Moro. Non esiste un esercito che uccide l'ostaggio che l'avversario non vuole. L'avversario non vuole quell'ostaggio, chi l'ha rapito deve lasciarlo libero, perché lasciandolo libero scompagina l'esercito avversario. In questo modo invece l'esercito dei rapitori decide di eliminare quell'ostaggio che la controparte non vuole e per il quale non ha mosso un dito, perché durante quei 55 giorni c'è la scelta della linea della fermezza, ma quella che viene fuori è proprio la linea dell'immobilità, perché uno può essere fermo nel non trattare con i brigatisti e nel frattempo cercare di liberarlo. In questo caso invece non viene fatto assolutamente nulla, anzi nel libro scritto nel 2008 con Imposimato dimostriamo che ci sono almeno 9 casi, 9 momenti in cui Moro potrebbe essere liberato, ma sul momento appena ci si avvicina a questa possibilità, questa viene da più parti politiche interrotto. C'è poi l'aspetto, quello su cui il libro punta di più, cioè il dopo sequestro Moro. Allora, il dopo sequestro Moro è qualcosa di incredibile, sì. Viene confezionata questa verità che è contenuta in questo memoriale Moro, memoriale Morucci. È una specie di
confessione, ma senza nomi, perché lui è un dissociato, quindi ammette le sue colpe, ma non indica, non fa i nomi degli altri, che è pieno di fandonie, di cose inventate al momento. Si è scoperto in quest'ultimo periodo che questo memoriale fu costruito in carcere, nel carcere di Pagliano, che era il carcere per i pentiti, era un circuito diverso da quello normale, insieme a un giornalista scomparso che era il direttore del Popolo, Remigio Cavedon. Morucci e Cavedon si vedevano spesso e insieme buttavano giù questo memoriale. Questo memoriale è importante perché non contiene nomi, ma viene consegnato nel 1986 a Cossiga, viene fatto arrivare a Cossiga, allora Presidente della Repubblica, ex Ministro dell'Interno, con però un bigliettino di accompagnamento ritrovato non molto tempo fa, in cui Morucci, il suo pugno, scrive: Presidente, solo per i suoi occhi, qui ci sono i nomi. Quindi nell'86 Cossiga conosce i nomi di tutti i componenti del comando, secondo la versione Morucci. La magistratura aveva conoscenza di questi nomi solo nel 90, 4 anni dopo. Un lento peregrinare di queste carte da Quirinale a Piazzale Clodio, ci hanno messo queste carte 4 anni ad arrivare. Quando ormai nel 90 il caso è quasi chiuso, se non fosse che vengono trovate le carte di Moro. Le carte di Moro, come ho già detto, vengono trovate grazie a un'operazione, una brillante operazione di polizia fatta dai carabinieri, guidati dal generale della Chiesa. Dalla Chiesa, per tutto il caso Moro, non compare. È come se fosse tenuto in panchina, non viene mai interpellato, non viene mai chiamato, così come un altro personaggio meno noto ma altrettanto importante, che si chiama Emilio Santillo, che era il direttore dell'antiterrorismo, cioè polizia. Anche lui, pur essendo un personaggio di primissimo piano, era la persona che aveva scoperto la P2 prima che la P2 venisse scoperta ufficialmente. Santillo non viene chiamato in causa. E quindi questi due personaggi sono fuori dai giochi, ma rientrano in campo appena il caso Moro è chiuso. E dalla Chiesa, con un'inchiesta piuttosto complessa, riesce ad arrivare in via Montenevoso a Milano, dove è conservato l'archivio delle Brigate Rosse e dove trova una parte del memoriale. L'altra parte viene trovata nel 1990, 12 anni dopo, quando, facendo i lavori di ristrutturazione di quell'appartamento, riconsegnato una lunga vicenda giudiziaria perché quell'appartamento mancava del rogito e quindi non era a quel punto né delle BR che non l'avevano comprato né del proprietario che non l'aveva venduto, quindi c'è una lunghissima vicenda per cui solo nel 90 ritorna in possesso del proprietario che fa dei lavori e dietro una semplice come si può dire, tramezzo, viene trovato una specie di divano con dentro tutte le carte di Moro, 78 fogli la prima volta, 380 la seconda, e insieme a dei soldi ormai diventati fuori corso, insieme a delle armi, insomma, c'è del materiale che è rimasto lì zitto e buono per 12 anni. Nonostante quell'appartamento fosse rimasto a disposizione dei carabinieri per 40 giorni, fosse un appartamento di 40 metri quadri, quindi poco più di una stanza, e a detta degli stessi magistrati fosse stato scarnificato mattonella per mattonella. In realtà così non era stato, nella migliore delle ipotesi. Ecco, questo è un altro aspetto che inquieta. Nel momento in cui si cominciano a vedere, almeno ad avere da parte delle BR le prime risultanze, sono lo stesso Morucci a dire: allora sono stati quel Pinco Pallino, Tizio,
eravamo sistemati in questo modo, eccetera. In via Fani, lo stesso Murucci racconta di tutto nel memoriale, di tutta la consegna della lettera, lui e la Faranda, la sua compagna, erano i postini delle Brigate Rosse. Proprio in quel momento salta fuori questo archivio che avrebbe potuto spaventare molto il potere, soprattutto quello internazionale, perché dentro c'era il segreto di Gladio. Gladio era una struttura armata clandestina in ambito NATO. Nel 78 la NATO era molto preoccupata e cambiò addirittura i suoi piani operativi, proprio perché sapeva che Moro sapeva e che poteva dire qualcosa alle BR. Nel 90 abbiamo la conferma che Moro alle BR lo avevano detto, ma le BR non lo avevano capito. Sarebbe stata una cosa clamorosa a livello internazionale dover cambiare tutti i piani di intervento, non soltanto quelli che erano stati prudentemente mutati in quel momento. Ma nel 78 aveva un senso. Nel 90, dopo la caduta del muro di Berlino, quei piani non servono praticamente più a nulla. Quindi si possono rivelare tranquillamente senza creare dei danni. L'89 è lo spartiacque, il 90 è un anno decisamente tranquillo. Ecco, tutto questo è raccontato nel libro, ma adesso non mi sono addentrato perché è molto complicato. Accennavo a questa suora Teresilla, è una suora, anche questa è una strana morte che avviene. Suora Teresilla era praticamente una suora di, adesso non mi ricordo, è specificato nel libro, ma non mi ricordo di che ordine, che aveva il compito di confortare i carcerati. In realtà lei raccoglieva molte confidenze, non solo di brigatisti ma anche di terroristi neri, per esempio, e ne faceva un uso non proprio religioso, cioè lo riferiva alle autorità delle confidenze di questi personaggi. E per questo venne definita lo 007 delle carceri, perché faceva un po' la spia, diciamo. Questa suor Teresilla, a un certo punto, pubblichiamo nel libro alcune lettere di Murucci a suor Teresilla, perché suor Teresilla, dopo aver avuto le confidenze di Murucci, dopo aver stabilito un contatto con Remigio Cavedon, che è il direttore del Popolo, comincia a non frequentare più Murucci, e Murucci se ne addolora e le scrive: ma come mai non vieni più? Insomma, ci si era creato, tra l'altro, tra questi personaggi si era creato un legame particolare, ma la suora voleva solo informazioni, Murucci voleva anche qualche conforto, non tanto spirituale quanto portami i fogli, portami la macchina da scrivere, insomma questi piccoli favori che in carcere sono invece enormi. E questa suora muore in un modo strano, guidando una processione di notte, viene investita da una macchina e sparisce dalla scena anche lei, come diversi personaggi che all'epoca c'erano. Ecco, nel libro è raccontato tutto questo, ovviamente io ve l'ho riassunto, anche perché potremmo se no stare qui un paio di giorni, e questo è un po' il quadro su cui stiamo riflettendo a livello così di studiosi, ma sta indagando la Commissione Moro. Ci auguriamo che la Commissione giunga finalmente a definire una realtà, una verità, cioè una verità che non faccia acqua, che abbia... Nessuno pretende le verità assolute da questi avvenimenti, ma che almeno ci sia una... chi ha ucciso Moro? Allora, Moro l'ha ucciso le Brigate Rosse? Sì, ma chi ha premuto quel grilletto? Chi li ha aiutati? Chi ha collaborato? Perché Moro doveva assolutamente essere messo fuori gioco? E perché Moro fu assassinato? Perché anche intorno alla morte di Moro non tornano i conti, non tornano i colpi, non torna il modo. Si dice che Moro rimane in vita un quarto d'ora ancora dopo che è stato sparato. In realtà non si sa, l'autopsia è estremamente confusa. Insomma, io giorni fa ho presentato il libro insieme a Stefania Limiti, ma anche a Maria Fida Moro, e
Maria Fida ha fatto un intervento straordinario raccontando il padre, perché lei, secondo me, io l'ho detto tante volte, tu devi andare in giro a raccontare tuo padre, non il caso Moro, perché sul caso Moro sei troppo emotiva e molto spesso ti fai trascinare. Tu racconta tuo padre. E lei raccontò una cosa che commosse tutti, perché lei dice: io per anni ho avuto in mente una frase che mio padre, mentre andavamo a Terracina, lui aveva una casa a Terracina ed era un posto di mare vicino Roma dove lui andava con la famiglia, e raccontava mia figlia che dice: io ero piccola e in macchina Moro diceva, non mi ricordo chi fosse al volante, ma mio padre disse una frase che mi rimase in mente, dice: se arrivano gli africani per noi è finita. E non mi ha detto niente per tanto tempo, fino a quando è avvenuto il fenomeno dell'immigrazione. Dice: mio padre vedeva molto in là, nel 1900, mettiamo in quegli anni, sarà stato il 74-75, non si parlava di immigrazione tipo quella che noi viviamo adesso, no? Non se ne parlava neanche lontanamente. Ecco, lui aveva già visto avanti, aveva visto che poi più o meno i popoli poveri avrebbero cominciato a premere sui popoli ricchi. E dice: questa cosa mi conferma che mio padre era una persona speciale, era qualcuno che riusciva a vedere molto, molto avanti rispetto agli avvenimenti e a quello che succedeva. E poi ha raccontato un'altra cosa che mi ha lasciato molto perplesso, ma lei continua a insistere: il padre non è stato riconosciuto vittima del terrorismo, per cui la famiglia non ha mai avuto le indennità spettanti alle vittime del terrorismo. È una cosa su cui mi propongo di indagare, perché sarebbe clamorosa. Cioè, se non è vittima del terrorismo Moro, allora di cosa è vittima? Chi l'ha ucciso davvero? C'è qualcosa che non quadra in questa vicenda. Io vi ringrazio, se avete delle domande sono a disposizione. Io credo che, ora, per chi non lo conosceva e ha sentito parlare il professor Nato, mi sembra che abbia una lucidità mentale molto attiva, quindi no, conosce il problema perché lo studia da tanti anni, ma credo che sia anche molto comunicativo perché riesce ad arrivare a qualsiasi tipo di pubblico, non è che abbia parlato in, diciamo, quei parlamentari che parlano per ore e ore, poi alla fine non si capisce mai cosa dicono. Mi sembra che lui sia stato molto chiaro. Quindi... Poi non vi ho parlato, scusate, me lo sono dimenticato, della vicenda della P2 che si intreccia con... Ma se volete poi ne parliamo dopo, cioè viene fuori, perché la P2 è determinante nel caso Moro. Io dico sempre una cosa, nel caso Moro perché va chiarito? Perché il crocevia dei misteri d'Italia, dentro c'è tutto. Ci sono i servizi segreti, c'è la P2... E ci sono perfino Camorra, 'Ndrangheta, mafia e banda della Magliana, c'è tutto. Quindi se si chiarisce quello, forse riusciamo a chiarire anche alcune cose che esono dal caso Moro. Bene, chi chiede la parola? Prego. Noi siamo del paese di Peppino Impastato e mi chiedevo proprio, visto l'argomento toccato, anche il 9 maggio è un giorno che riguarda tutto. Se allora c'era una relazione, soprattutto visto che noi pensavamo che stasera usciva fuori il discorso che la mafia era coinvolta con l'omicidio in forno, e magari, visto che anche nel film, come si è visto, si sapeva in paese che stava per succedere qualcosa di grosso quella notte, ci chiediamo se c'era proprio una relazione diretta. Siamo già a conoscenza o no? Ancora no. No, su questa cosa si discute e si lavora da molto tempo. Per chi non lo sapesse, Peppino Impastato viene trovato morto lo stesso giorno di Moro, il 9 maggio, con una messa in scena, cioè viene fatto trovare sui binari come se lui fosse il terrorista che metteva le bombe sui binari. La morte di Peppino passò
quasi inosservata all'epoca, proprio perché soverchiata dalla tragedia Moro, dalla morte di Moro. Se ne tornò a parlare molti anni dopo ed è un caso che si può dire risolto, tra virgolette, ma molti anni dopo, non nell'immediato e neanche negli anni immediatamente successivi. E il dubbio c'è sempre stato, difficile stabilire qualche cosa, anche se la mafia, nel caso Moro, come dicevo prima, c'entra e come. C'entra perché? Perché la mafia, così come la Camorra, così come la 'Ndrangheta, ma soprattutto le prime due, vengono utilizzate nella famosa trattativa nascosta per liberare Moro. La mafia viene addirittura messa in moto nella figura di Buscetta, che poi diventerà il celebre pentito, da Stefano Bontade. Stefano Bontade fa parte di quella mafia, la famosa mafia perdente, di cui faceva parte anche Badalamenti, quindi un aggancio c'è. Perché perdente? Perché sarà scalzata da lì a poco dai Corleonesi. Bontade avvisa, in qualche modo fa arrivare a Buscetta tramite gli avvocati eccetera un messaggio: ti facciamo spostare di prigione, da dove sei detenuto devi andare a Cuneo, perché a Cuneo ci sono i brigatisti rossi e devi intavolare una trattativa con loro per liberare Moro. Buscetta viene trasferito, ma si ritrova a Novara, che non c'entra niente con Cuneo e dove non ci sono brigatisti. Allora, tramite altri agganci, arriva Pippo Calò e gli dice: ma perché mi avete mandato a Novara? Qui non c'è nessuno, mi dovete mandare a Cuneo. E Pippo risponde: ma non l'hai capito che non lo vogliono liberare? Allora Buscetta ritorna da Bontade, e ritorna, certo, ricontatta a Bontade: senti, mi hai fatto fare tutta sta storia, ma mi ha detto Pippo che voi non lo volete liberare. Bontade chiede a Calò e Calò gli dice: Stefano, questo è agli atti, è documentale, Stefano, non l'hai capito che non lo vogliono liberare? E lì esce di scena la mafia. Cutolo della Camorra ha lo stesso ruolo, quindi era un tentativo di muovere delle pedine da parte di una parte della DC, ma l'altra parte si opponeva a questo. Per rispondere alla tua domanda, non ci sono cose documentali, è difficile stabilire un nesso, però il nesso su questo tipo di mafia che si muove sui due fronti indubbiamente è interessante ed è importante. Comunque Peppino Impastato rimane un nostro simbolo, soprattutto di chi fa giornalismo vero. Io mi aspettavo quelle due moto che avevano una relazione con le due moto dell'omicidio Moro, che magari al momento non è emerso niente su questo, perché era una cosa tipica mafiosa, sì, di controllo anche del territorio. Però al momento per scappare con la moto è molto più facile. Piacere, un dolore ascoltare davvero. Il microfono. Dicevo che è un dolore ascoltarla. Io nel 78 ero in quinta elementare, un bambino di scuola, la quinta elementare, ricordo benissimo, entra in aula, ero a Firenze, entra in aula una insegnante, un'insegnante di un'altra classe, atterrita, completamente nel panico, si rivolge alla nostra insegnante e dice: hanno ucciso Aldo Moro, quella salta sulla sedia. Ed è un momento che io notai come il bambino di 10 anni, era il 78, Aldo Moro avevo 10 anni, ma l'avevo sentito lamentare in quegli anni, dal 74, il 75, mi ricordo la televisione esplodeva, il 76, tutte cose io ho respirato dopo, ma avevo questo, non so che, questo stimolo nella mia memoria. E dunque ricordo che fu un fatto che colpì anche i bambini. Penso, mi chiedo se oggi succederebbe la stessa cosa, ma evidentemente era un periodo particolare, ma questa era solo la premessa. Però
una sua precisazione. Morucci, che da quelle versioni, i brigatisti in carcere danno altre versioni, ma se c'è stato questo aiutino, ma i brigatisti lo sapevano di essere aiutati? Oppure avveniva a loro insaputa, come a Roma si acquistano certe case da certi personaggi? Cioè, erano aiutati, ma lo sapevano di essere aiutati. E se lo sapevano, poi perché non hanno cantato? Erano ricattati? È una domanda un po' favolistica, mi rendo conto, però... E poi volevo chiederle se... volevo chiederle qualcosa sulla figura di Bettino Craxi di quel periodo. Un'altra cosa che si è detta tanto è che fu l'unico che ha cercato in qualche modo di gestire la trattativa. Bettino Craxi è finito molto più tardi. Si sa qualcosa? Ha riferito qualcosa? Ha lasciato qualcosa scritto Bettino Craxi? Ha avuto i suoi problemi evidentemente, ma... mi domando se da Mamet possa spuntare fuori un altro tramezzo, anche memoriale. E poi ci sarebbe tante cose da chiedere, perché è veramente doloroso. Grazie. Allora, per quanto riguarda i brigatisti, è evidente che, come avviene molto spesso in questi casi, c'è una mente che lavora e gli altri che eseguono. Moretti aveva un controllo ferreo sulle Brigate Rosse ed è probabilmente Moretti che aveva i contatti con gli aiutini. È difficile credere che altri sapessero. Alcuni se ne accorgono dopo, per esempio Franceschini, che ha scritto diversi libri, lo ha ammesso chiaramente, ci hanno preso in giro, ci hanno utilizzato e poi ci hanno scaricato. Morucci, secondo me, anche lui dopo la vicenda Moro, non durante, ma dopo, mangia la foglia. In via Fani non si accorgono, secondo me, perché l'azione è molto fulminea, non si accorgono che in realtà quello che stanno facendo è come il lavoro del ventriloquo che fa parlare il pupazzo. Il pupazzo parla, tutti siamo convinti che sia lui che parli, ma c'è qualcun altro. E c'è un aspetto, secondo me, stando in carcere e negli anni successivi, un po' tutti hanno maturato questi dubbi. Se voi andate a vedere sui siti, diciamo, tra virgolette, brigatisti, quelli che ancora vengono frequentati da ex brigatisti, ce n'è uno a Roma in particolare che si chiama Insorgenze, dove in questi libri, il nostro, quello di Flamini, altri libri, suscitano una rabbia velenosa. Noi siamo coperti da insulti, dietrologi, complottisti, eccetera. Ma la reazione è plausibile, nel senso che mettetevi nei panni di un brigatista che ha giocato la sua vita, è diventato un assassino, ha fatto comunque bene che gli sia andata 18-20 anni di carriera e oggi scopre, alcuni sono pentiti, e oggi scopre che era tutto un gioco, tutta una farsa. Io credo che nei loro panni mi suiciderei, cioè la mia vita è veramente nulla. E alcuni non hanno il coraggio di farlo, non lo vogliono fare, non lo devono fare, e anziché ammettere e interrogarsi a loro volta, creano questi muri impenetrabili. È stato tentato un convegno, perché ci sono anche alcuni politici che giocano questo gioco, proprio il 12 maggio, oggi il 14, quindi l'altro ieri, doveva esserci a Roma un convegno organizzato da un paio di esponenti del PD, della Commissione, che sono ferocemente contro Fioroni, che è il Presidente, e Gero Grassi, che è il Vicepresidente, che sono su questa linea che loro definiscono complottista. E hanno tentato di organizzare un convegno con degli studiosi, tipo Clementi, che invece è uno, o Satta, che sono quelli che dicono non è successo niente, è tutto chiaro, in Italia non esistono i misteri, perché c'è purtroppo anche quest'area, quella che io chiamo gli avantologi, perché se noi siamo i dietrologi, loro sono gli avantologi, i quali hanno tentato di fare questo convegno invitando anche esponenti
come Persichetti, che è uno che è stato preso in Francia, ha fatto parte del comando dell'omicidio Giorgeli, insomma, un altro brigatista, e in più anche Oreste Scalzone. Questo convegno poi è saltato, loro dicono perché abbiamo avuto pressioni politiche, in realtà perché tra tutti quelli che c'erano la presenza di Scalzone e di questo Persichetti, anche sui più moderati, diciamo, non andava bene. Però è un tentativo continuo di chiudere questa storia. Gli attacchi a Fioroni non mancano, proprio perché c'è anche un fastidio, anche nel mondo politico, rispetto a questo continuo esercitare memoria, continuo scavare nel passato. Voi sapete che c'è stata appena fatta una proposta di legge molto interessante sul reato di depistaggio. Tutti questi fatti, Moro compreso, sono pieni di depistaggi fatti dalla polizia, dai carabinieri, dai servizi segreti, dagli stessi politici, depistaggi per non arrivare alla verità. Si propone, siccome non esiste questo reato, quando Giannettini e la Bruna, nomi che forse vi dicono qualcosa, furono condannati per la strage di Piazza Fontana, l'unico reato era falsa testimonianza. Oggi, con il reato di depistaggio, ammesso che si arrivi a stabilire il reato, prenderebbero 20 anni di carcere, quindi diventerebbe una cosa seria, un deterrente importante, anche se è vero che non sono le pene che evitano i reati, so, in America con la pena di morte non dovremmo avere mai neanche un omicidio, però già un deterrente simile è importante. Bene, intorno a questa legge, che secondo me, secondo le persone normali, dovrebbe andare de plano, perché è una cosa che è importante, che serve a tutti, si sono già creati gli schieramenti pro e contro, schieramenti che sono trasversali, che sono dentro il PD, dentro l'NCD, dentro Forza Italia, quelli favorevoli e quelli contrari. Il che è incomprensibile, perché il reato di depistaggio è un reato che riguarda le forze che vogliono cancellare o spostare la verità. Che coinvolgimento può avere la politica direttamente? Eppure, nonostante questo, ci sono i contrari anche a un reato simile. L'altra cosa è di Craxi, non ho risposto. Craxi ha un ruolo importante, è un ruolo importante e politicamente molto astuto, nel senso che lui gioca la carta della trattativa per smarcarsi da PC e PD, PC e DC. Ed è un gioco molto raffinato, che fa condurre a delle persone di primissimo piano il suo partito, all'epoca Martelli, Signorile, Vassalli, i quali si danno un grande affare e ci sono quasi riusciti a trovare una strada che forse dovrebbe aggiustare la cosa, quella di liberare una brigatista la quale, pur essendo stata condannata, non ha commesso reati di sangue, oppure un nappista, Nuclei Armati Proletari, che era praticamente in fin di vita. Da quello che si capisce oggi, le PR potevano anche accedere in qualche modo a questa richiesta e liberare Moro. Non si arrivò, però, anche in questo caso non si arrivò mai a nulla, e i socialisti dicono per colpa della DC. Il ministro della giustizia, che allora Bonifacio, non volle mai firmare questa cosa, nonostante Leone dicesse: per la grazia sono con la penna in mano, ma Bonifacio non dette mai il via, e quindi tutto morì in quel modo. Ma non ci sono carte da ammettere, perché Craxi gettò la carta politica, poi se la sbrigavano tecnicamente gli altri. Allora, se vuole poi il dottore... faccio dare passa il globo. Faccio ginnastica, è importante. Più che una domanda, era una constatazione, nel senso, nel 78 io ero in piazza Santa Croce insieme a tanti di popolo, di tutti i colori, socialisti, ero socialista, sono socialista e comunisti tutti. Veramente questo fatto tragico ci colpì tutta la comunità internazionale, al di là delle idee politiche. Perché? Perché c'era la politica, c'erano i partiti. Oggi è stato compiuto il vero omicidio della storia, che è quello di uccidere i partiti, di uccidere la politica.
Oggi c'è solo trasformismo e la lotta ai carri al potere, perché il discorso, e io dico, non do soluzione perché lei è stato veramente bravo in tutte le considerazioni, non ha avuto la pretesa di dire le verità eccetera, anzi, tra 20 anni, tra 30 anni, forse quando a nessuno sanno nemmeno se il modo è esistito, verrà fuori la P2, la P3, la P4, il Vaticano, non Vaticano, tutte queste cose. Allora non importerà, verrà fuori la morte di Gheddafi, di Saddam, di tutti questi eventi che ora l'ISIS sta mettendo vittime in Italia, ci marciano di estramunitari con tutti gli emigrati, tutto il resto. Questo è, però non ha più senso, c'è un'Europa debole, debolissima. C'è qualche ministro degli esteri che la politica non l'ha mai vista, mai sentita, mai con la... niente. Oggi c'è solo trasformismo, gruppo di potere, fatti economici. Abbiamo provato Monti a mettere, per metterlo lì a bersaglio, a fare il suo porco comodo, i debiti non sono diminuiti, il debito pubblico, non danno più nulla a nessuno e aumenta tutto. Questa è la vera... cioè, fino a che il povero padre, io lo chiamo, il povero padre qualche giorno si svegherà, però il povero padre senza un faro, senza uno, che cosa, non conta nulla, niente, meno specie oggi, contava poco allora, ma c'era il diffuso dei partiti, c'era dialettica, c'era tante cose, l'orgoglio di essere di sinistra, un comunista in un paese era un orgoglio, era una persona diritta, una persona per bene. Oggi via, non voglio aggiungere altro. No, siamo tutti consapevoli delle notizie, di... ecco, era questo, che tutto sommato Vovia, non sconcertato, perché Vovia assistita a una diagnosi storia fatta con dignità e con correttezza, però io purtroppo 30 anni non devo dare aspettare, lo lascerò detto, grazie. Non vorrei sembrare provocatorio, io questi personaggi li ho conosciuti anche per averli avuti come pazienti in galera, ovviamente. Ho visto che è stato trascurato un aspetto di tutta questa vicenda che però... Più duro. Ma non si è mai parlato della storia dell'uscita secondaria dell'ambasciata cecoslovacca, quindi visto che abbiamo trattato la questione, diciamo, di quella parte della democrazia cristiana che ho sempre chiamato demonio cristiano, ora dall'altra parte cosa c'è stato, considerato che Moro era diventato pericoloso per gli uni e per gli altri e soprattutto per gli americani, ma anche ai russi la cosa non andava bene. Grazie. Io ho cercato di fare un accenno, però mi scuso, ma io sono pieno di lacune, perché questa storia è talmente vasta che dovremmo fare un seminario di una settimana, vederci magari nel intervallo, cioè dopo pranzo, la mattina, perché è piena di storie. Giusta questa cosa dell'ambasciata cecoslovacca, su cui, dico, la Commissione sta indagando, perché pare che in via Licinio Calvo, dove vi dicevo furono abbandonate le 3 auto, ci fosse una rappresentanza dell'ambasciata cecoslovacca. La Cecoslovacchia era il paese più attivo in quel momento rispetto alle Brigate Rosse. La stanno cercando, però purtroppo ancora non ci sono, o almeno non ci hanno detto nulla, perché forse vogliono tenersi anche qualche carta per la relazione finale, ma lì si parlò a lungo e a Licinio Calvo ci sono una serie di cose inquietanti, c'è anche una serie dello IOR, cioè quella via è una via dei misteri, perché fate mente locale, ma perché uno deve rischiare di essere preso per rimettere una macchina rubata in un posto, quando la vuoi lasciare dove ti pare e andartene? Quindi effettivamente probabilmente arrivavano lì perché lì vicino c'era una base d'appoggio o qualche cosa. L'altra cosa che non mi ricordo, mi ha chiesto un'altra cosa? No, sono d'accordo su questo, anche perché sì. L'errore, diciamo, tecnico lì è stato compiuto, e che allora
la sua ipotesi e che dove è stato portato Moro, una delle teorie che sia stato appoggiato lì, anche perché quale fu l'errore fatto all'epoca dalle forze di polizia? Andarono tutte su via Fanni, non certo. Chiusero le vie consolari, certo, perché certo. Una volta chiuse le vie consolari sembra che non ci fosse nemmeno un piano di sicurezza per Roma, no, non per chiudere le consolari. A quel punto tu sapevi che Moro era a Roma, quindi a posto di schierare l'esercito e fare perquisizioni settore per settore sarebbe venuto. Sono andati tutti lì, poi sono usciti, quindi c'è stata una, anche qui, un depistaggio pensando che l'avessero portato altrove. In realtà non si era mosso da quella zona, è stato spostato probabilmente stato dopo, esatto, anche esatto. Perché attraversare Roma alle 9 di mattina, anche se eravamo tanti anni, 38 anni fa, il traffico c'era anche allora, era pazzesco, e soprattutto è pazzesco quando una volta ucciso lo riconsegnano. Se è vero che erano a via Montalcini, che sta alla Magliana, chi conosce Roma sa che dalla Magliana a via Botteghe Oscure, che era una zona presidiatissima perché appunto vicino c'erano la DC e il PC, e era un'impresa. Bene, fare percorrere quel tratto di strada lunghissimo con un cadavere nel bagagliaio mi sembra folle. Probabilmente c'era un punto d'appoggio anche per la parte finale della vicenda, uno all'inizio, uno alla fine, uno in mezzo o più in mezzo anche, non... Per questo vi dico che non sappiamo niente, e qui nessuno che è stato veramente presente ci ha mai raccontato nulla. Moretti è definito la Sfinge perché non dice nulla. Gli altri sembrano dei comprimari, perché potrebbero parlare, non so, la Breghetti, che era una figura minore, che faceva la vivandiera, che si è beccata tre ergastoli. Potrebbero parlare altri, no? Eppure nessuno ha mai detto niente, se non che era stato 55 giorni dietro a un tramezzo in via Montalcini, in uno spazio 2 metri per 3, quando i medici che lo esaminavano disse che era un uomo in perfetta efficienza fisica e che probabilmente faceva 2-3 chilometri al giorno. Quindi difficile conciliare tutte queste cose, e sono punti interrogativi che possono sembrare ai più superficiali o inutili, ma che invece rappresentano un pezzo di storia del nostro paese. L'ultima cosa che volevo dire, perché avevo promesso sulla P2. La P2 è ben presente nel caso Moro. Pensate che nel comitato di crisi, di solito, quando, ancora oggi, quando c'è un aspetto delicato per il paese, interviene il comitato di crisi, che non è altro che i responsabili di polizia, carabinieri, guardia di finanza, servizi per l'estero e servizi per l'interno, e chi più ne ha più ne metta, ma sono questi essenzialmente. No? Bene, in quel comitato di crisi c'erano 32 persone che formavano quel comitato, e lo si scoprirà 3 anni dopo, nell'81, quando, indagando sulla vicenda di Sindona, i magistrati di Milano arrivano a Castelnuovo Fibocchi e trovano quegli elenchi. In quegli elenchi ci sono tutti e 32 i componenti del comitato di crisi, ed è un po' anomalo. In realtà i componenti, e questo aggrava la situazione, i componenti iscritti alla P2 erano 31, c'era il prefetto Napolitano, che era il prefetto del CESIS, organo di coordinamento tra SISD e SISM, cioè militari e civili, che non era iscritto alla P2. Ma che poi dopo pochi giorni viene fatto dimettere e viene messo al suo posto Walter Pelosi, iscritto alla P2, in modo che la compagnia è al completo. Sono altri? Grazie. In tutte queste inchieste, ricerche, eccetera, appare mai un tentativo di identificazione di quello che veniva chiamato il grande vecchio, se era un personaggio o un gruppo? No, diciamo che la teoria del grande vecchio è stata piuttosto abbandonata. Come ispiratore di tutto. C'è un'indagine molto attenta su, invece, su altre figure che fino adesso non sono comparse e che potrebbero anche essere, se non proprio il grande vecchio, un teorico importante. L'inchiesta riguarda Giovanni Senzani, che era l'altro brigatista rosso che comparirà sulla scena dopo la morte di Moretti, ma che in realtà
sembra essere anche dietro, la morte di Moro. Più che un grande vecchio, un grande intellettuale, diciamo, ecco, uno che aveva una preparazione culturale più approfondita, più importante di quella di Moretti, che non era un grande teorico, non era neanche un grande... Feltrinelli muore nel 72, quindi forse è ipotizzabile sulla nascita dell'EBR un suo composo a livello di soldi, perché ce n'aveva tanti, ma nel caso Moro è escluso. Un'altra cosa importante, ecco, giusto per farvi un po' ridere, Senzani, che è stato condannato al più ergastolo, anche perché lui è quello che gestisce la seconda parte dell'EBR, la morte del fratello di Pici, per esempio, alcuni episodi molto cruenti, gli accordi che le brigate fanno a Napoli con la Camorra, insomma è un personaggio di primo piano, ha dato mandato al suo avvocato, che ha scritto alla commissione dicendo che lui non vuole essere importunato, che avendo pagato i suoi conti con la giustizia non intende avere rapporti con la commissione, e intima la commissione di non fare più il suo nome. Ecco, questo è per dirvi il personaggio, cioè qui la storia, gli stessi protagonisti della storia che dicono: ma noi con questa storia non c'entriamo niente. Sì, ma non basta, ti perdoni se insisto davvero. Perché il gradista non parla? Io ho cercato di spiegarlo un po' per un fatto psicologico, non basta. Un po' per un fatto psicologico, perché un po' perché non denuncia il Morucci perché è in carcere? Ma no, sono tutti fuori. In realtà il Marcuccio fa l'editore, non è uno, è fuori anche da parecchio. Ha faticato ad avere amnistia, ha fatto gli stessi anni degli altri pur non avendo mai sparato un colpo. Però è uno che ormai ognuno fa la sua vita, è difficile persino contattarli, parlarci, intervistarli, sono molto scorbutici e non dicono che la verità è questa, prendere o lasciare, quindi non lo so, si potrebbe usare il pentotal, ma non mi sembra il caso, non c'è modo, loro da quella posizione non si smuovono. Hanno pagato il prezzo, diciamo, adesso io non voglio fare la parte del manettaro o di quello che vuole tutto il mondo in galera, però se la sono anche cavata, perché insomma, Moretti ha fatto 18 anni di carcere ed è stato il capo di un'organizzazione armata che ha ammazzato 130 persone, quindi insomma alla fine gli è andata bene. Senzani ha avuto delle feratezze degne di qualcosa di più di un terrorista, eppure sono tutti quanti fuori, quindi io non vorrei dire, ma forse qualche beneficio, grazie anche alla legge Cozzini, sacrosanta, grazie anche a una carcerazione premiale, sta di fatto, ragazzi, che sono tutti quanti fuori. In Francia, dove ci criticano tanto perché siamo andati a riprenderci terroristi, no? In Francia Action Directe, che è un pezzettino delle Brigate Rosse, che ha ammazzato 3-4 dirigenti della Renoma, insomma non 130 persone, sono ancora dentro e non escono. Uno addirittura l'hanno scarcerato, una ragazza ormai diventata dopo 30 anni più che adulta, perché ha un cancro allo stomaco ed è in fin di vita, allora hanno deciso di mandarla a casa, ma in ospedale anzi. Gli altri sono tutti quanti dentro e i francesi sono quelli che più ci criticano, no? E che poi sono stati anche molto ospitali con i nostri terroristi, quindi è una contraddizione che esiste. Da noi Moretti preso nell'81, nel 99, quindi dopo 18 anni era fuori, questo è il dato di fatto. Ho paura che il titolo del libro sia la verità per cui non parlano, il rispetto del patto. Esatto, c'è un patto. C'è un patto. Sicuramente io non
non ho mai negato. Voi non parlate, noi vi favoriamo all'interno delle carceri e poi vi facciamo riprendere, certo, una vita. Perché a voi conviene, perché quella è una verità che salva la vostra tutti, virginità, cioè, evoluzionaria. Sì, perché il problema loro era che loro non volevano perdere la virginità proletaria, per virgolette. Certo. Salvata quella, tutto rimane così. Tanto allora fuori fra 20 anni, sì, perché, visto che poi magari saranno in fin di vita, non hanno più niente da perdere. Ma non credo, fino a che l'ultimo è in vita, non parleranno mai. Perché sì, perché l'accordo secondo me c'era. E quindi finché uno è in vita non parlano, perché avrebbero sconfessato tutto. Anche perché poi se si sono anche presi in giro qualcuno, che cioè le mezze età che c'erano, magari sono quelle che sparavano. E loro che avevano magari un ideale sbagliato quanto si vuole, ma un ideale c'era, se poi gli viene a cadere c'era anche un accordo fra i capi, che vita hanno fatto, si fa la galera per niente, allora a quel punto è meglio salvare la virginità e godersi i benefici. Almeno io ho lottato e sono io per questo. Cioè. Però l'unico che di benefici è Renato, che in pratica, anche se formalmente, è l'unico che ancora in guerra. Sì, ma Cuccio non ha partecipato agli avvenimenti successivi. Franceschini è stato preso insieme Franceschini, che è tra i fondatori, non ha partecipato a nessun fatto di sangue. E certo, Franceschini, che praticamente è responsabile del sequestro Sossi come massimo, ma non ha sparato neanche lui. Franceschini, che è il fondatore insieme a Mara Cagol, la moglie di Cuccio, e Cuccio delle Brigate Rosse, ormai lo dice palesemente, cioè ha scritto dei libri dicendo ci hanno preso in giro, e fa addirittura degli esempi di infiltrati che lui poi ha scoperto esserlo. Quindi, però sul caso Moro loro stanno in galera, non sanno niente di diretto. Certo. E certamente Moretti non glielo diceva. Anche perché se no veniva fuori un conflitto dove dice ma hai preso in giro, ora spiattello io, no? Certo. Lo dico io. C'era un gran bisogno dell'appoggio dall'interno, perché erano i capi che davano, capito, scrivevano le relazioni. Ecco, nel libro dove Cossiga dice Moro l'ho ucciso io, come mai fa questa ripetizione? Lo dice il suo consulente, americano. Sì. Quello americano, sì, che dice l'abbiamo ucciso noi, sì. L'abbiamo ucciso noi. Sì. Poi Cossiga dice probabilmente qualche responsabile, ma cioè blandamente mi pare. Sì, sì, ma Cossiga fino all'ultimo, non dimentichiamo che tutta la famiglia Moro è sempre stata contro Cossiga Andreotti, ritenendoli come responsabili della morte del padre, del marito e del padre. Questo consulente americano poi ha scritto un libro nel 2007 in cui dice esprime in Francia, poi in Italia, dove dice abbiamo ucciso Aldo Moro, intendendo che quel depistaggio del lago della Duchessa lo ha architettato lui al fine di far capire alle Brigate Rosse ormai vi siamo col fiato sul collo, non potete fare nulla se non uccidere l'ostaggio. E lui dice io ho operato in modo che fosse eliminato, perché bisognava salvare l'Italia dal comunismo, perché Moro ormai era un comunista, volendo far entrare i comunisti nel governo. È una visione allucinante. Poi c'è anche la presenza dei sovietici, per carità, perché i sovietici nel caso Moro c'entrano, c'è questa figura di questo finto studente Sokolov, che poi è invece un ufficiale del KGB, che addirittura si informa sui movimenti della scorta, su quello fa lo studente, che però si informa appunto su quello che fa la scorta quando lo va a prendere, eccetera. Cioè Moro era finito dentro un complicato meccanismo in cui forse non aveva più nessuno il controllo di quello che succedeva, e finisce al centro di una convergenza di interessi dove lo vogliono tutti morto, lo vuole morto la DC, una parte della DC, lo vogliono morto gli americani per via del compromesso storico, lo vogliono morto i russi perché il PC esce dalla sfera di influenza sovietica o sta uscendone, e poi anche altri paesi. Israele odiava Moro aveva fatto quello di cui si parla ancora oggi, il famoso Lodo Moro,
in cui aveva fatto un accordo con gli arabi dopo l'attentato di Fiumicino nel 73, 37 morti, in cui, un altro attentato dimenticato, in cui con la parte più accesa, l'FPLP di Giorgio Abbascia, aveva stabilito: voi potete portare tutte le armi che volete, scorrazzate, fate quello che vi pare, ma non toccate, non torcete un capello italiano. E così è stato fino al 78, per 5 anni questo piano ha funzionato perfettamente. Quando Moro muore, ma qui si apre un altro capitolo, che è un capitolo molto amaro e molto difficile, che riguarda la strage di Bologna. Possiamo fare una cosa a parte su questo, perché quel patto viene infranto quando a Ortona, a Pifano, agli autonomi, vengono sequestrati due lanciamissili che sono di Giorgio Abbasci, il quale si infuria terribilmente e da lì c'è un'escalation. A questo, ripeto, è un altro discorso. Però Moro aveva garantito, infatti l'Italia rimane indenne dagli attentati palestinesi. Sì, che era un periodo difficilissimo quello. Poi ricominciano con la morte di Moro, poi c'è il Caffè de Paris, sì, le stragi, Roma, sì, la sinagoga, la scuola ebraica, eccetera, ma fino a quel momento la garanzia era: voi fate quello che vi pare, passate, trasportate, ma non fate niente in Italia. E così è andato. D'accordo, firmato da Giovannone, che era un colonnello del Sisi, uomo di Moro, che Moro evoca nelle sue lettere, dicendo: chiamate Giovannone, che è uno che sente, fategli fare a lui la trattativa, perché già l'ha fatta con i palestinesi, capito? Altri? Possiamo chiudere ora? Vabbè, io posso chiudere poi. Io prima di tutto ringrazio chi ha partecipato e soprattutto Sandro Provisionato, perché come sempre la sua chiarezza mi illumina di mezzo, direbbe qualcuno, perché no, sono quelle cose che almeno se non si capisce tutto, almeno si capisce. C'è una logica per cui si può seguire un discorso e capire almeno cosa è successo in generale, altrimenti io mi ricordo anche hanno intervistato le mani, i maghi, no? Per andare a vedere, ve lo ricordate, no? Perché c'è la seduta spedita. La seduta spedita, no, ma di quante cose non abbiamo parlato. No, ma voglio dire, no, siccome l'ho letto sul tuo libro, sì, si vede, su uno dei tuoi libri, allora pensate, uno Stato che si affida a grosse personalità, no, è la Prodi. È la Prodi, lo so, lo diciamo il nome, è la Prodi, che va dalla maga a vedere dove è stato, cioè credo che questo sia veramente offensivo anche per l'intelligenza degli italiani, cioè di tutti gli italiani, di qualsiasi colore essi siano. Quindi spero di riaverlo per altre cose prossimamente. Io vengo sempre volentieri, tu lo sai. Lo so, no, io devo dire che ogni volta che lo chiamo, Aldo, come sta? Perché prima mi domanda sempre come sto, perché so che ci tiene a me come io tengo a lui, e poi mi dice: dimmi, e siamo qua. Ringrazio nuovamente la signora Tiziana della direzione, ci ha permesso, non siamo stati molti, però devo dire che anche rispetto alle altre, dove ce n'erano di più, il dibattito è stato molto più sentito. Poi ci sono due giovani, cosa? Sì, ecco, due giovani, che è molto, molto, molto importante. Quindi vi ringrazio tutti e poi ci sento due giovani, due nuove promesse dell'Italia. E dicevo, ringrazio anche il dottor Pandolfi, che è sempre puntuale, attento per questa preparazione di conferenze e convegni, quindi spero che si possa fare anche qui nuovamente vista la disponibilità della direzione. Ringrazio tutti e buona serata. Thank you.